Stai pensando di adottare uno Sheltie? In questo video di Animalpedia spieghiamo tutto ciò che devi sapere su questa razza di cane. Scopri con noi le sue origini, le caratteristiche e molto altro. Origine. Anche se l'origine esatta di questa razza canina è incerta, i dati raccolti mostrano che il pastore delle Shetland si sviluppò nelle isole che gli danno il nome, appartenenti alla Scozia. Anche se la razza fu riconosciuta ufficialmente nel 1908, sono stati trovati documenti che ne fanno menzione già nel 1800. Lo Sheltie nacque come un incrocio di vari cani del tipo Collie, quindi i Collie attuali e lo Sheltie hanno progenitori comuni. Gli Sheltie venivano utilizzati soprattutto per proteggere i greggi di pecore di razza nana, i pony ed anche le galline. Caratteristiche. Lo Shetland è un cane a pelo largo di grande bellezza. Il suo corpo è un po' più lungo che alto, anche se è ben proporzionato, ed ha un petto profondo. Le zampe sono forti e muscolose, come ci si aspetta da un cane pastore. La testa di questo cane, molto simile a quella di un collie piccolo, è raffinata ed elegante, con una forma a tronco di piramide. Il naso è nero ed il muso arrotondato. Gli occhi, con un taglio obliquo, sono di dimensioni medie, un po' a mandorla e di colore marrone scuro. Vi sono eccezioni con esemplari blu merle, con un mantello a chiazze ed occhi azzurri. Le orecchie sono rette, piccole e leggermente allungate, moderatamente larghe alla base. Il mantello dello Sheltie è a doppio strato, con uno strato esteriore più lungo, aspro e liscio, e con uno strato sottostante più morbido e folto. L'altezza al garrese per i maschi è di circa 37 cm, mentre per le femmine 36 cm. Il peso indicato nello standard di razza si aggira sugli 8 kg. Carattere. In generale gli Shetland sono cani dal buon carattere, leali, intelligenti e molto affettuosi con la loro famiglia umana. Tuttavia, tendono ad essere piuttosto timidi con gli estranei ed hanno un forte istinto di pastorizia che può portare ad alcuni conflitti se non vengono correttamente educati. Per questo, la socializzazione fin da cuccioli è fondamentale in questa razza di cani, sia per ridurre la loro timidezza innata che per sapersi relazionare con altri animali. Cure. Il pelo degli Shetland deve essere pettinato e spazzolato almeno due volte a settimana. Nonostante il pelo lungo, questi pastori tendono ad essere puliti ed il loro pelo non si annoda con facilità come potrebbe sembrare. Nonostante siano cani di piccola taglia, sono cani da pastore e quindi necessitano di buone dosi di esercizio fisico e stimolazione mentale. Come accennato, anche la stimolazione mentale è molto importante per mantenere questi cani equilibrati ed evitare problemi di stress, ansia e noia. Viste le dimensioni di questi cani, possono vivere bene in appartamento, sempre che possano fare esercizio all'aperto. Va precisato che tendono ad abbaiare parecchio, cosa che può creare problemi coi vicini. Questi cani sopportano bene i climi temperati e freddi, ma non per questo vanno lasciati abbandonati in giardino. Devono ricevere la compagnia e l'affetto della famiglia. Educazione. Il pastore delle Shetland è un cane molto intelligente, che apprende con facilità e velocemente. Non bisogna però utilizzare i metodi di addestramento tradizionali. Questi cani, come tutti, imparano meglio con il rinforzo positivo. Infatti, sia l'addestramento tradizionale che quello in negativo possono risvegliare nel cane paure ed insicurezze, che possono generare conflitti tra tutore ed animale e incrinare il vincolo affettivo tra loro. Salute. Questa ultima patologia, che di solito colpisce le razze di cani di taglia grande, è anche molto comune negli Shetland. Per evitarne lo sviluppo ed accorgersene in tempo, è fondamentale mantenere visite periodiche dal veterinario, così come offrire al cane le giuste vaccinazioni e le sverminazioni periodiche. Dici, adotterai uno Sheltie? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!